Ragazze, allora, video sulla collezione nuova di Bottega Verde, la Natura Charm. Allora, è un po'. Non è molto positiva questa mia opinione su questa collezione, perché io l'ho acquistata tramite il sito internet di Bottega Verde, perché diciamo che c'era una sorta di offerta, allora ne ho voluto approfittare. Li ho pagati 8,99 euro l'uno e ho preso solamente 3 ombretti. La spesa finale, compresa di spese di spedizione, è stata di 34,77 euro. Ero contentissima perché questi ombretti, almeno dal sito internet, dalle foto, sembravano molto belli. Poi ho visto, in seguito aver fatto l'ordine, il video tutorial che ha fatto Cindy utilizzando questi ombretti e mi erano piaciuti pure lì. Ho detto, ah, vabbè, meno male, almeno sono belli. Quando poi mi è arrivato il pacco 5 giorni fa, ero stracontenta perché dico, ah, meno male, almeno adesso li posso provare, perché poi erano, cioè comunque sono 3 colori molto molto belli, almeno erano molto molto belli. Li sono andati a provare, delusione. Allora, non sono tutto questo grande cosa che io mi aspettavo, nel senso non è niente di eclatante, niente di nuovo, boh, forse perché ho già parecchi prodotti qui a casa, quindi diciamo mi risulta un po' difficile farmi prendere da prodotti simili. Comunque, gli ho voluto dare una chance, scusate. Rieccomi ragazze, era il cellulare, era l'ospedale per la mia ecografia, quindi ho dovuto per forza rispondere. Allora, ritornando al discorso, mi hanno deluso non tutti, alcune cosine mi hanno deluso. Allora, gli ombretti sono questi. Allora, c'è questo bianco, che è un bianco perlato con delle venature dorate. Aspettate, questo si chiama bianco melange. Questo è il colore. Sono tutti e 3 shimmer. Poi c'è questo bronzo melange. Anche questo super super glitterato, come potete vedere, super luminoso. E il verde melange, che è questo verde smeraldo, che mi ha ricordato tantissimo il verde smeraldo del duo della Villanose di MAC, della collezione Villanose di MAC, che io ho comprato ma che mi si è frantumato. Quindi ho detto, quando l'ho visto, ho detto lo voglio riprendere perché almeno ce l'ho un altro. Non sarà, non è. Cioè, non c'entra assolutamente quasi nulla, nel senso che quello di MAC è molto molto più verde, più brillante. Però, ragazze, io MAC penso che per i prossimi 20-30 anni non potrò prendere più nulla di MAC. Penso che sarà uno dei miei sogni ricorrenti nella testa. E quindi ho deciso, diciamo, di dargli un'opportunità. Vi faccio gli swatch. Allora, questo è il verde sul dito. Questo è il verde swatchato. È bellissimo questo verde. Questo forse è l'unico che mi piace tantissimo di questi ombretti, di questi 3 ombretti. Molto molto bello. Il marrone bronzo, che è questo, fantastico secondo me. Questo è lo swatch. Ragazze, a me ha deluso da morire.
perché me l'aspettavo molto molto più scuro, cioè una pigmentazione di marrone molto più scura rispetto ai glitter. Invece mi rendo conto che non è tanto un bronzo quanto più un marrone dorato, più dorato che bronzo. È super super brillante, perché cioè, vi illumina lo sguardo tantissimo. Però me l'aspettavo un po' più scuro, effettivamente. Cioè, visto lo swatch nel dito, me l'aspettavo veramente più scuro il marrone. Invece è molto, molto più glitter. Però bello ugualmente, per carità. Io poi sui marroni sono una cosa assurda. Però me l'aspettavo un po' più scuro. Questo è il bianco. Il bianco è spettacolare. Aspettate, mi sono persa un po' di... Ecco qua, questo è il bianco. Il bianco è un bellissimo bianco perla glitterato. Questi ragazzi sono i tre colori. Cioè, io vi faccio notare che c'è una netta differenza tra quando li vedete nelle dita e quando li swatchate nella mano, soprattutto sul marrone, che è quello che effettivamente mi ha deluso di più di tutti. Invece il bianco e il verde sono rimasta abbastanza soddisfatta. Io penso che di questi colori effettivamente non sono male, però boh, mi aspettavo un po' di più effettivamente. Non, boh, ho fatto anche un make-up utilizzando questi ombretti, sia bagnati sia asciutti, ma non, boh, insomma, allora, se li trovate per il prezzo che hanno, sinceramente poi mi sembra parecchio, però se li trovate e volete, diciamo, provarli, fate pure, ragazze. Però boh, io ve li rifaccio vedere, vedete un po' voi. La mia opinione non è né positiva né negativa, è un ni, cioè è un ni perché mi aspettavo un po' di più, tutto qua. Ci sono rimasta un po' così, un po' delusa. E niente, io con i miei ombrettini della Natural Charm di Bottega Verde vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!